Amici telespettatori, amici del web, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. L'argomento che tiene banco è la questione ex Ilva. Una serie di avvenimenti verificatisi in questa settimana, in modo particolare nella giornata di mercoledì. Intanto, e lo dobbiamo dire, facciamo un po' la cronistoria, è saltato l'incontro che doveva esserci tra governo, regione e ministeri, presidenza del Consiglio, Invitalia e quant'altro, per la costituzione di un tavolo finalizzato all'accordo di programma per la bonifica, la riconversione e quant'altro dello stabilimento. Contemporaneamente si teneva dinanzi a Palazzo di Città una manifestazione di associazioni ambientaliste che chiedevano, che chiedono la chiusura senza se e senza ma. L'agognato incontro chiesto da Comune e Regione con appunto il governo per la realizzazione di questo accordo di programma è saltato, viene rinviato a data da destinarsi. Il sindaco, il presidente della provincia e altri amministratori locali, indispettiti, inaspriti, vedendo che il loro ruolo istituzionale viene bypassato, consegnano provocatoriamente la fascia tricolore nelle mani del prefetto. Questa la cronistoria un po' della giornata di mercoledì. E andiamo alla domanda, al punto di domanda: ma in queste condizioni ha ancora senso insistere sull'ex Ilva in funzione o chiuderla o trovare un'altra soluzione? Ne parliamo con il dottor Michele Conte, che è presidente provinciale di Taranto di Federmanager, e il professor Alessandro Marescotti, che è appunto il presidente di PeaceLink. E allora partiamo da Conte. Nei giorni scorsi Federmanager, lei come in qualità di presidente, ha diffuso un comunicato stampa, un intervento in cui lei dice: la chiusura dello stabilimento proprio tecnicamente sarebbe impossibile, o meglio, sarebbe possibile ma con conseguenze dannose, disastrose per il territorio. Mi pare di compendiare in questi termini il suo pensiero. La mia posizione sull'Ilva la sa benissimo, è il bello della democrazia, del pluralismo. Io sono per la chiusura senza se e senza ma di tutto, di tutto lo stabilimento. Però mi hanno fatto specie le sue parole, perché uno dice: ma con un ex Ilva che è in perdita finanziaria perenne, uno stabilimento che sta letteralmente crollando a pezzi, non parliamo poi di quello che accade a livello di emissioni, ma perché, come dire, così insistere, no? Nel voler riesumare un morto che porta morti, Va bene, allora, intanto la nostra posizione non è quella di aver precisato verso la chiusura, ma noi abbiamo precisato che l'idea della chiusura dell'area a caldo sarebbe un anticipo della chiusura di tutta la fabbrica. E allora, siccome dobbiamo in democrazia essere corretti con i cittadini, noi diciamo questo: è inutile dire ai cittadini chiudiamo l'area a caldo, è preferibile che gli amministratori dicano chiudiamo lo stabilimento, e chi ritiene di poter fare a meno della fabbrica ha perfettamente, voglio dire, dalla sua parte, ha perfettamente ragione. Su questo siamo d'accordo. Io non sono per la chiusura solo dell'area a caldo, perché chiaramente morendo l'aria a caldo muore anche l'aria a freddo. Allora a questo punto si deve decidere: o lo chiudiamo tutto e pensiamo ad altro, oppure lo teniamo in piedi. Ed è questa praticamente la nostra posizione, e abbiamo criticato questo modo banale di andare avanti con alcuni politici che parlano vuoi di decarbonizzazione, non sapendo che cosa può significare, vuoi di chiusura dell'area a caldo, vuoi addirittura dell'utilizzo dell'idrogeno,
vuoi dell'utilizzo del gas come ipotesi di soluzioni parziali. Quindi noi siamo nella condizione di dire, bene, o lo stabilimento lo si tiene integro così com'è, intervenendo ovviamente pesantemente anche con i piani che l'Europa ha messo in campo. Secondo me andrebbe raso al suolo e rifatto a questo punto. Com'è? Dico, andrebbe a questo punto raso al suolo e rifatto, perché è così fatiscente. No, è una barca affondata. No, su questo non possiamo essere d'accordo, non è così. La favola che si racconta può essere anche questa. Gli incidenti che, non si che si verificano puntualmente sono un dato storico. I disservizi possono essere disservizi, ma sicuramente non ci troviamo di fronte ad una fabbrica che crolla, anzi, bisogna dire che ancora rispetto al panorama europeo è una fabbrica in piena efficienza, salvo quegli interventi di riambientalizzazione, di applicazione di nuove tecnologie, applicazione di nuovi sistemi, questo sicuramente sì. E poi evidentemente nel tempo, se proprio la fabbrica va tenuta in piedi, si possono eventualmente anche realizzare delle acciaierie elettriche che possano, attraverso, ripeto, situazioni aggiornate, supportare quella produzione che oggi esiste ancora nello stabilimento. Quindi questa è la nostra posizione. Ok. Mare Scotti, vedo che mentre Conte parlava lei prendeva appunti. Io, quando mi ha detto, è una ArcelorMittal, ecco, è una realtà, è una struttura in piena efficienza, io ho detto, forse io non ci ho capito niente, forse neanche lì. No, dal punto di vista produttivo è una fabbrica efficiente, nel senso che produce l'acciaio. Ma è in perdita finanziaria, esatto, quindi non so neanche cosa serva tenerla in piedi se poi ci si dissangua finanziariamente. Diciamo che va distinta l'aspetto tecnologico dall'aspetto del mercato. Ci sono condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, certo, che stanno determinando una situazione di perdita costante da diverso tempo, per cui è questa la ragione per cui Ilva non è in grado di stare sul mercato come una volta. E c'è un altro elemento per cui Ilva è in affanno, non solamente la questione del mercato, ma anche la questione del break-even point, cioè il punto di equilibrio. Se l'Ilva ha una caratteristica particolare, se non si raggiunge un certo livello produttivo non andrà mai in attivo e non sarà competitiva. Perfetto. È un po' come quando si compra una grande fotocopiatrice, se non riesci a fare quel livello di fotocopie al mese che ti porta a giustificare l'investimento, allora tanto vale avere una piccola fotocopiatrice e diventa più agile stare sul mercato con una piccola fotocopisteria piuttosto che con una grande copisteria dalla quale non va una sufficiente quantità di persone. Questo è il punto, cioè quindi la grave crisi in cui versa l'Ilva è una crisi del mercato globale dentro cui sono in difficoltà diversi soggetti, ma in cui è in crisi in particolare questo soggetto che riusciva ad essere, usiamo questo termine un po', la gallina dalle uova d'oro, quando il mercato riusciva a chiedere all'Ilva 8, 9, anche 10 milioni di tonnellate di acciaio. In queste condizioni l'Ilva invece si rivela uno stabilimento perdente in difficoltà. Dal punto di vista tecnologico io sono per metà d'accordo con quello che è stato detto, cioè è efficiente. Il problema è che sia efficiente nel produrre acciaio. Ma bisogna vedere cosa si intende per efficienza. Non significa che sia pulita, nel senso che io posso anche avere un'alfetta che mi fa i 180 km all'ora, ma che mi emette una quantità di CO2 e di benzina. Con l'auto non lo so. Se io prendo un'alfetta degli anni 70 riesco ad andare velocissimo a sfrecciare, però ma con un inquinamento a creare. Questo è il punto. A questo proposito io posso affermare che nella nota che noi abbiamo indirizzato, che io ho firmato, che ho indirizzato al sindaco, si diceva che ovviamente la città va rispettata totalmente sotto l'aspetto della sanità, sotto l'aspetto della sicurezza,
e ovviamente poi sotto l'aspetto dell'occupazione. Quindi siamo, ripeto, in via generale siamo perfettamente d'accordo che gli obiettivi devono essere raggiunti, non sono oggi gli obiettivi sul campo, però devono essere raggiunti. Il problema è che dal nostro punto di vista, in questo momento, nell'anno scorso, due anni fa, in tutti questi anni, da quando è cominciato Ambiente Svenduto, e da quando sono stati acclarati i livelli di inquinamento intollerabili, in tutto questo periodo l'ILVA, l'area a caldo dell'ILVA andava fermata, perché sarebbe queste, mentre diciamo la magistratura ha appurato la quantità di decessi per quanto era di competenza delle sue indagini, sarebbe interessante, qui salterebbero un po' di persone, sarebbe interessante andare a vedere con tutti i decreti salva ILVA quante persone hanno perso la vita. Perché questo è il punto, cioè perché non si riescono a continuare le indagini epidemiologiche. In teoria noi potremmo avere indagini epidemiologiche che arrivano fino al 2019 e noi le abbiamo chieste più volte queste indagini epidemiologiche, condotte con lo stesso sistema con cui è stata condotta l'indagine epidemiologica commissionata dalla dottoressa Todisco. Se venisse commissionata la stessa indagine epidemiologica, arrivando al 31 dicembre 2019. Professore, non lo possiamo dire oggi, se non è stata fatta non possiamo dare delle conclusioni. Io devo semplicemente ribadire a questo punto che ancora in tribunale, in sede di giudizio, si sta discutendo della famosa relazione Sentieri, non della perizia Sentieri, e lì sta venendo fuori che i consulenti di parte stanno teorizzando in corso di dibattimento, sentiti dal tribunale, che probabilmente quegli esiti precedenti vanno criticati perché non sono stati fondati su metodi scientifici riconosciuti. Una piccola osservazione. Quindi, allora, siamo ancora sub iudice sotto questa aspetto. Non stiamo parlando della perizia Sentieri. Sentieri è uno studio epidemiologico descrittivo. Quello invece che è stato commissionato dalla dottoressa Todisco è uno studio di coorte che è stato pubblicato su una rivista scientifica, ripubblicato sulla stessa rivista scientifica. Stiamo parlando di epidemiologia e prevenzione, mentre invece tutte le obiezioni che sono state mosse in sede in tribunali non sono state pubblicate, che mi risulti, in nessuna rivista scientifica. In altri termini, quando noi produciamo dei dati, possiamo produrre tutti i dati che vogliamo. Ma io posso produrre tutti i dati che voglio, ma una cosa è produrre dei dati che vengono pubblicati su una rivista scientifica, per cui lo scienziato pazzo, uso questo termine, lo scienziato pazzo, che non dice, è accettato. Non è accettato dalla cosiddetta peer review. Lo spiego un attimino ai telespettatori. La comunità scientifica ha delle regole molto ferree. Se io sono uno scienziato pazzo che decide di annunciare una teoria strampalata, anche se sono premio Nobel per la fisica, nessuna rivista seria mi pubblica lo studio, perché esiste un processo cosiddetto di peer review, cioè di revisione fra pari. Allora, in questo momento sì, ma siamo perfettamente d'accordo, perché molti non conoscono il procedimento con cui vengono condivise dalla comunità scientifica le conoscenze. Allora, in questo momento esistono degli studi che indicano eccessi di morbilità, eccessi di mortalità. Esiste anche uno studio, quello del dottor Forestiere con tutta la sua equipe, che pone un rapporto a causa ed effetto ed è stato pubblicato due volte, non una volta, due volte. Quindi attenzione, non stiamo parlando di una perizia commissionata, ma di uno studio pubblicato, mentre invece, che mi risulti, le obiezioni che vengono fatte a questo studio non sono state pubblicate, che mi risulti. Sì, sì, non sono. Ecco, io vorrei però passare un po' all'attualità di questi giorni. No, questo per irrobustire, sì. Cioè, ecco, perché si stanno... Sulla epidemiologia, però purtroppo al discorso col Covid, per esempio, stiamo vedendo di cotte e di crude. Quindi scientificamente ha perfettamente ragione che Marescotti, allora, devono essere necessariamente validate da pubblicazioni scientifiche.
Maresco, ti voleva dire qualcosa? Sì, sulla questione dell'impatto sanitario degli attuali impianti. Se non ci fosse il problema, non ci sarebbe la discussione sulla cosiddetta immunità penale. Cioè, se questi impianti non producessero diciamo, effetti avversi sulla salute, non si sarebbe sviluppata quella discussione che è oggettiva sulla questione dello scudo penale. A proposito dello studio, dello sì, studio, poi però andiamo all'attualità, sì, se no facciamo discorsi scudo, troppo accademici. Lo scudo penale intanto ha costituito purtroppo una delle situazioni emerse negli ultimi tempi, è perché ArcelorMittal, diciamo i nuovi gestori, hanno preso questa provocazione che è stata fatta, non perché temono che ci possano essere degli effetti penali sull'attuale situazione, ma che potessero essere addebitate ulteriormente le violazioni precedenti. La legge italiana non lo consente, ognuno è responsabile delle proprie condotte. Il problema è questo, sul discorso delle condotte volevano l'esimenda esclusivamente per quegli impianti per i quali ancora sono in corso i lavori di adeguamento, ma non per le altre situazioni. Le altre situazioni la responsabilità penale rimaneva e c'era tutta. Ma se ci sono degli impianti che creano dei problemi, questi impianti andrebbero fermati sì, o no? Certamente sì, certamente sì. L'aspetto però più inquietante proprio di questi giorni è che abbiamo uno Stato che interviene nell'ex Ilva con quote inizialmente del 50% attraverso la partecipata Invitalia, però mantiene come partner ArcelorMittal. Il vero dramma è ArcelorMittal. Conosciamo tutti i reati internazionali compiuti da ArcelorMittal in ambito ambientale, sappiamo benissimo che rispetto a quanto previsto dal contratto, sia no il 70-80% almeno il 70-80% è stato assolutamente disatteso, e in termini di rispetto dell'ambiente e in termini di ristrutturazione, di migliorie allo stabilimento stesso, eppure lo Stato, l'ha detto il Premier Conte, a un certo punto dice non avevamo altro partner per cui ci dobbiamo tenere ArcelorMittal. Conte, questo mi sembra davvero una resa, cioè uno Stato che abdica al principio della legalità in nome della produzione. Tenersi ArcelorMittal è qualcosa di sconvolgente. Diciamo che se ci discostiamo da quello che era il ragionamento precedente, cioè area caldo sì, area caldo no, chiusura dello stabilimento, mantenimento dello stabilimento, se ci discostiamo, diciamo, da questo binomio di ipotesi, è evidente che entriamo nella discussione di ArcelorMittal. Mittal diciamo, ha avuto due momenti di gestione dello stabilimento di Taranto, quello pre e quello post crisi mondiale della siderurgia. Precedentemente aveva portato a Taranto oltre 60 tecnici di diversissima estrazione di nazionalità con competenze diversificate che avevano ripreso a rivalutare tutto quanto lo stabilimento per immettere quelle nuove tecnologie che avrebbero probabilmente, secondo le ipotesi progettuali, riportato lo stabilimento in una condizione di rispetto anche sia da una parte dell'AIA che dall'altra parte delle normative nazionali. Quello a cui aspiriamo noi, sia chiaro, anche Feder Manager non pensa di poter avere uno stabilimento che continua ad inquinare o che continua a provocare delle morti, se queste morti avranno diretta dipendenza dalle emissioni dello stabilimento. Gli incidenti si verificano. Si verificano anche... No, con una certa frequenza, dovuta ad assoluta mancanza di manutenzione. Non è il caso fortuito, è l'assoluta mancanza di manutenzione. Stavo dicendo... due diverse gestioni, la precedente con la quale avevamo un amministratore delegato che era Mathieu Gel, che stava improntando la gestione dello stabilimento nei limiti e nelle condizioni previste dal contratto, la crisi mondiale dell'acciaieria ha determinato praticamente della crisi mondiale del mercato dell'acciaio, ha determinato anche un cambiamento nella gestione dello stabilimento e devo dire con tutta onestà e sincerità,
nemmeno io sono molto contento della gestione che sta conducendo in questo momento, sia nei termini di come si pone l'amministratore delegato attuale, sia dei risultati che sta ottenendo. Quindi su questo non mi trova, come dire, dall'altra parte, mi trova coerente su questa cosa. Teniamo conto però che dobbiamo in un certo qual modo non dimenticare quale potrebbe essere l'impatto economico della chiusura dello stabilimento, e su questo io ritengo che sia la città sia chi avrebbe dovuto decidere precedentemente non è pronta ad affrontare una chiusura dello stabilimento, fermo restando che le morti vanno eliminate, che l'inquinamento va eliminato e che la fabbrica deve essere rispettosa del vivere civile in questa città. Su questo non ci sono deroghe, nemmeno da chi volesse, come dire, a tutta forza mantenere in piedi questo stabilimento. La città non è pronta, non ha fatto nulla, e tutta la parte politica non hanno fatto nulla per oggi dare un'alternativa di natura economica, vuoi alla città, ma soprattutto all'occupazione. Questo è il momento che viene criticato da chi ragionevolmente si pone questo problema. Mare Scotti, ha visto le posizioni del sindaco? Il sindaco ora si mette in una posizione di quasi volesse guidare la protesta dei tarantini, però io dico anche un'altra cosa. Un sindaco ha in mano un'arma, tra virgolette. Quest'arma si chiama ordinanza di sospensione dell'attività, di chiusura, chiamatela come volete. Nel momento in cui ci sono gli sforamenti, nel momento in cui la sicurezza all'interno dello stabilimento è assolutamente critica, il sindaco può tranquillamente fare un'ordinanza di chiusura. Non basta il discorso di dire è stata già fatta a febbraio, ma a febbraio mi pare, perché nel momento in cui ci sono una pluralità, un susseguirsi di violazioni, parimenti per ogni violazione rilevante scatta un provvedimento proprio di prevenzione, un provvedimento sanzionatorio preventivo da parte del primo cittadino, che ricordiamo è la massima autorità sanitaria sul territorio. Questo non è stato fatto. A mio avviso non basta alzare la luce con Roma, non basta consegnare la fascia di colore, occorre dire io ti faccio l'ordinanza di chiusura, punto. Poi il governo mi farai altri 10.000 decreti e per ogni chiusura che faccio tu corrisponderà un decreto, si potranno cambiare le regole in corso, le regole del gioco in corso, si potrà fare di tutto, però intanto io sindaco procedo nel rispetto della legge chiudendo lo stabilimento, o almeno quella parte, diciamo, che crea nocumento. D'altronde stiamo dimenticando un principio fondamentale, importantissimo, che è appunto il principio di precauzione, proprio evitare danni maggiori, ma qui non si tratta di evitare, qui si tratta di stoppare danni che si susseguono un giorno sì e l'altro pure. Allora, la questione è abbastanza complicata, perché con l'entrata in vigore di tutta la normativa dell'autorizzazione integrata ambientale, che fa parte del codice dell'ambiente, il sindaco non ha più i poteri che aveva prima dell'entrata in vigore dell'autorizzazione integrata ambientale. Che cosa significa questo? Che se uno si va a leggere la procedura per poter fermare un impianto può essere fermato quando non rispetta l'autorizzazione integrata ambientale e quando dal non rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale derivano dei gravi danni all'ambiente e alla salute. Penso che ci siamo, esatto, proprio l'autorità, tuttavia, fino al collo, tuttavia, anzi con la testa pure dentro, tuttavia, diciamo, io ho letto la normativa, nel codice dell'ambiente c'è scritto che l'autorità competente a decidere il fermo dell'impianto è il Ministero dell'Ambiente, che a questo punto, dopo aver fatto questa decisione, dà i poteri al sindaco per emettere l'ordinanza. Però mi perdoni,
a Brindisi, 3 mesi fa, parliamo di un'azienda operante nel petrolchimico, il sindaco di Brindisi ha disposto, ha fatto l'ordinanza di chiusura. Non vedo perché la stessa cosa non possa avvenire a Taranto. Non ho seguito nello specifico, no, dico, quella, come quella vicenda. Il potere del però, primo cittadino, se, ecco, ora stiamo parlando di due realtà diverse, ma comunque il sindaco di Brindisi, da massima autorità sanitaria della sua città, ha detto: questa azienda crea danni enormi al territorio, la devo chiudere. Poi ci sarà tutta una serie di contenziosi. Allora, il vero potere ce l'ha il governo. Dal punto di vista del codice dell'ambiente il vero potere ce l'ha il governo e dal mio punto di vista, che ho studiato questa problematica, la nostra controparte non è il sindaco, la nostra controparte è il governo e in particolare il ministro Costa, che presiede il Ministero dell'Ambiente. C'è un'apposita commissione di autorizzazione integrata ambientale, tra l'altro presieduta dal dottor Lopresti, e dentro questa struttura si potrebbero decidere delle cose molto importanti, e invece notiamo che anche di fronte a cose lapalissiane come i nastri trasportatori che non sono stati coperti dal 2009 ad oggi, persino su questo c'è una, usiamo questo eufemismo, una timidezza da parte del Ministero dell'Ambiente, e lì il Ministero dell'Ambiente avrebbe tutte le armi, tutti gli strumenti, proprio perché ha l'autorizzazione integrata ambientale in mano, per dire: tu non stai rispettando le norme, a questo punto io metto in atto, sì, il codice dell'ambiente. Quando sono venuti a Taranto i vari ministri per farle passare le buffonate elettorali, l'inaugurazione del San Cataldo, la posa della prima pietra, che non, secondo me non vedrà la luce manco nel 2030, e sono venuti altri ministri, mi sarei aspettato dal sindaco e dagli altri amministratori locali la stessa veemenza che stanno usando ora, cioè avrebbero dovuto, avendoli proprio dinanzi a sé, dire: signori cari, noi non siamo terra di conquista, noi non siamo, non venite qui a tagliare i nastri. Complice il presidente Emiliano, il presidente Emiliano ormai un giorno dice una cosa, un giorno ne dice un'altra, non si sa dove voglia arrivare, ma Emiliano è, come dire, politico nel senso, tra virgolette, deteriore del termine, nel senso di uomo per tutte le stagioni e per tutti i gusti, deve dire sì a tutti, e quindi ora poi iniziano tante proposte, tanti progetti, si va dalla decarbonizzazione alla produzione di idrogeno. Patuanelli, che non mi sta certamente simpatico, ministro per lo sviluppo economico 5 Stelle, ha detto: signori, mettetevi in testa una cosa, per produrre acciaio lo si deve produrre comunque col carbone. Si può ridurre l'impatto inquinante, ma inquinamento ci sarà sempre. Almeno questo, almeno su questo, Patuanelli è stato, come dire, sincero, come a dire: signori, questo è, questo vi dovete dire. Ma mentre Patuanelli diceva questo, dice questo, Emiliano esalta la decarbonizzazione. Allora, tutti questi discorsi, no, perché è importante capire, tutti questi, poi ne parleremo con Conte, tutti questo problema della decarbonizzazione di carattere tecnologico, personalmente non mi appassionano, perché quando ci saranno le tecnologie discuteremo delle tecnologie, adesso ci sono queste tecnologie, è come dire che io vado con l'Alfetta che sto inquinando, vabbè, quella è un'auto, è affezionato a questa Alfetta, sì, vabbè, quella è un'auto, scherzo, storica, immaginiamo che la mia auto, che per non faccio manutenzione eccetera eccetera, mi fermano e mi dicono: guarda, tu stai guidando un'automobile che è fuori norma. Non è che io dico: senti, ma io mi comprerò fra 2 anni, mi comprerò fra 2 anni una nuova automobile. E quindi no, fammi camminare. Non è che i carabinieri dicono: ah, bravo, fra 2 anni poi ci... Allora, non è che mi sospendono la multa fra 2 anni. Io questa cosa qui la dico più volte. Cioè, mentre nella vita quotidiana noi vediamo la certezza del diritto e della legge, quello che sta avvenendo a Taranto è la sospensione del diritto e l'evasione della legge. Allora, questa incertezza. Parliamo di decarbonizzazione, produzione di idrogeno, perché Patuanelli ha, come dire, sconfessato Emiliano, mentre Emiliano dice, è lo stesso sindaco, no, che è per la decarbonizzazione,
La decarbonizzazione, scusami Luigi, è una parola. È un concetto che non esiste nemmeno. No, non esiste nemmeno il concetto della decarbonizzazione. Produrre senza carbone. Ora nasce a Parigi nella convenzione dove pomposamente andò a sedere anche Emiliano. E c'è la decarbonizzazione, significa via via nel tempo eliminare il carbone, è una metodologia della produzione di energia. Ecco, poi, però Papone se... gli ha detto è impossibile produrre acciaio senza carbone. Allora, alla fine non raccontiamo favole. Allora è possibile fare una produzione a idrogeno, ma attualmente ci sono dei prototipi, esatto, che sono in grado di produrre un ottantesimo rispetto a quanto, cioè, produrrebbe gli svedesi, che sono quelli che sono più avanti nella produzione, esatto, dell'acciaio con l'idrogeno, parlano di un'entrata in regime probabilmente nel 2030. Quindi probabilmente avremo 10 anni, cioè, attualmente per ammalarci. Attualmente ci sono due impianti, uno a Linz e uno in Svezia, che sono a livelli di prototipi, appunto, che di sono sperimentazione, che, diciamo, voglio dire, stanno dando buoni risultati, ma proprio perché sono prototipi, sono su piccola scala. Discorso poi di descarbonizzazione, come fa il presidente Emiliano, non è basato sull'idrogeno, ma è basato su altre tecnologie, e che comunque fa perno sul gas. Sì, sul gas che non abbiamo, oltretutto. Sul gas che avrebbe dei costi. Quindi, stiamo parlando di ipotesi. Allora, professor, qualcuno l'altro ieri ha detto su Facebook che se noi non avessimo bloccato, ti ricordi, il rigassificatore, oggi avremmo risolto tutti i problemi, quindi la colpa è di noi due. Sì, pratica. Eravamo dalla stessa parte. Perché facemmo quella battaglia all'epoca. Vabbè, sì. Adesso questo è soltanto per citare la storia, sì. Ma ritornando sulla problematica, ciò che in questo momento, ma ormai da un po' di anni a questa parte, sta emergendo è la non visione del governo e delle parti politiche su qual è il problema dell'Ilva. Perché è facile dire, giustamente, sono dati, che l'Ilva continua a perdere, ha perso e continua a perdere. E a far perdere vite umane, la cosa e a far che perdere le vite umane, giusto. Tranne il periodo in cui c'era. È una perdita continua, che ce la teniamo a fare. Ma voglio dire, se onestamente i politici arrivassero a questa conclusione, probabilmente come cittadino di Taranto, non come rappresentante di una classe, come dire, che su queste situazioni ci lavora, potrei anch'io essere contento che finalmente ci siamo tolti questo bubone. Ce lo siamo tolti tutti. Riavremo praticamente anche le aree che attualmente vengono. Però abbiamo degli esempi malefici purtroppo in Italia. Basta andare a Napoli, andiamo a vedere che cosa lo stesso Stato ha determinato in quella che doveva essere la bonifica di un vecchio stabilimento. Dobbiamo pretendere che le bonifiche ci siano. Che era non è che ce la dobbiamo tenere in piedi perché abbiamo paura che le bonifiche non si facciano. No, si deve chiudere. Quando dico che manca una programmazione, sia in un senso che è quella di redigere un progetto che sia un progetto rispettoso della sanità, dell'ambiente, della sicurezza e della città e dei cittadini, dall'altra parte pretenderei che ci fosse una presa di coscienza e si dicesse, per esempio, ai cittadini, questo per onor di firma, voglio dire, il sindaco o il presidente della regione dicessero: guardate, tra un anno voi potrete andare a lavorare lì o piuttosto che là. È inutile che mi vengano a dire ci abbiamo il mare, però, sul mare non stanno facendo però nulla. C'è stata una proposta che ho ritenuto molto interessante di USB, che porta il parco lavoratori, il numero del parco delle unità lavorative a circa 5.000 appunto lavoratori, e quindi si arriverebbe a scremare attraverso i prepensionamenti, attraverso gli incentivi, attraverso il lascia passare per il pensionamento per i lavoratori che hanno operato in regime usurante, quindi amianto e quant'altro. Insomma, detto in parole povere, si andrebbe a comprimere, a ridurre la platea dei lavoratori a 5.000 unità. Al che, quando noi arriviamo a 5.000 unità, possiamo dire anche, a questo punto, viva Dio, Taranto ha tanto, possiamo puntare sulla retroportualità, possiamo puntare sul turismo, possiamo puntare sull'università. Luigi, progetti, 5.000 unità, perdono, sono facilmente assorbibili. Perdonami, o ci sono progetti o altrimenti parliamo del nulla. Questo è il problema nostro. Però c'è un fatto che
il diritto al lavoro, il diritto alla salute viene prima del diritto al lavoro. Posso dire una cosa? Ma non posso mica andare contro questa cosa. Diciamo che in questo momento c'è un'occasione, credo, unica nella storia, che è il Recovery Fund. Questa è una occasione che non va sprecata, giusto? E immaginiamo che io ho un capitale, lo devo consegnare a mio figlio e gli dico: senti, ti do questo capitale, e il Recovery Fund, noi stiamo dando ai nostri figli e ai nostri nipoti l'occasione di avere un rilancio di Taranto. Allora io chiedo: ma se dobbiamo fare un rilancio di Taranto e dobbiamo investire una cospicua somma, lo investiamo in un negozio che perde o in un negozio che guadagna? Cioè, se io devo consigliare mio figlio dire: senti, investi, che ti posso dire, nel negozio A, e dice: papà, ma il negozio A perde in continuazione, e allora è ovvio che il Recovery Fund non deve servire a buttare i soldi, per carità di Dio. I soldi del Recovery Fund, per esempio, posso dirti che in una riunione che abbiamo avuto qui a Taranto con il Vice Ministro dei Trasporti, quando c'è stato la celebrazione dei 4 Days, come Propeller ci hanno chiesto di organizzare, io ho detto al Vice Ministro che è venuto a Taranto, gli ho detto: senta, nel Recovery Fund ci mettete il District Park? Perché? Perché è una mia fissazione ormai da oltre 30 anni che attraverso il District Park noi avremmo creato a Taranto un mercato di riferimento tale da poter impiegare manodopera giovane, istruita, corretta, senza alcun impatto di natura ambientale. Siamo arrivati a 30 anni, no? da quando lo abbiamo partorito come idea, e ancora praticamente non c'è assolutamente nulla. Quindi, se invece attraverso i Recovery Fund si riescono a drenare quelle risorse per rendere la fabbrica evidentemente produttiva e al tempo stesso sicura, e allora tentiamolo con dei progetti, poi li valutiamo. Allora, per essere capaci di produrre profitto, ammesso e non concesso, adesso facciamo un esempio: che abbiamo già risolto il problema dell'inquinamento, sì, no? E che da quei camini non esce fuori più escono nulla fiori, di inquinato. Escono fiori. Immaginiamo che siamo riusciti a risolvere il problema dell'inquinamento, ammesso e non concesso. Il problema è di riuscire a produrre, certo, 7, il famoso 8, break even, cioè, esatto, 7-8 milioni. Allora il concetto è: ci sono le condizioni di mercato per poter fare questo azzardo? È come dire: io mi lancio su un'impresa che un tempo era produttiva, ma in queste condizioni di mercato in cui la Cina ha ormai conquistato fette di mercato che noi non riusciremo più a strappare. Quello è il problema poi della qualità dell'acciaio, cioè la Cina fa acciaio di qualità molto bassa. Uno stabilimento. La Cina fa di tutto, la Cina farà di tutto, da quello basso a quello alto. No, voglio, la Cina voglio completare, fa iPad, voglio completare il mio ragionamento. La Cina fa Xiaomi, la Cina fa i migliori router al mondo. La Cina ormai è in grado di fare le cose più economiche e le cose migliori. Tant'è vero che non vogliamo i cinesi a Taranto. Voglio dire. Perché sarebbero gli unici che sarebbero in grado di avere. Purtroppo per ragioni geostrategiche ci abbiamo la base NATO. Diciamo che anche quello entra nella storia, ecco. Il discorso di favorire i cinesi piuttosto che gli americani o viceversa, no? E ci sono passato anche dentro, voglio dire, a quella vicenda, no? con il famoso ingegnere Occhio Nero, spionaggio verso gli Stati Uniti. No, siamo stati purtroppo vittime di determinate situazioni. Ecco. Quello che dicevo io prima è che con il Recovery Fund, per completare il mio ragionamento, è con un progetto serio di cui sicuramente i migliori tecnici a livello mondiale di ingegneria siderurgica dovrebbero mettere in piedi. Nella provocazione che io ho fatto al sindaco ho scritto: perché non chiedi al governo di entrare, visto che ormai quell'accordo è ineluttabile, che entri nel consiglio di amministrazione
il sindaco, in maniera tale che i progetti li deve valutare dal primo all'ultimo momento e che non sia una carica delegabile, ma che sia solo il sindaco, non Melucci, il sindaco della città. La figura istituzionale. Il sindaco della città di Taranto. Se mi è consentito, ArcelorMittal si può dire tanto tutto il male possibile di ArcelorMittal, ma io mi limito a dire che era che è la più grande multinazionale al mondo e che se la maggiore multinazionale viene a Taranto e non riesce a salvare Taranto, io ho dei forti dubbi che si riesca a salvare in altro modo. E ormai la produzione di acciaio non è più un fatto nazionale come al tempo di Taranto. No, è solo mondiale, certo. E va vista in una prospettiva globale. Ma per questo sono convinto che l'ex Ilva chiuderà non per le azioni della magistratura, non per i movimenti ambientalisti, ma perché sarà la legge del mercato a condannarla. Quella è una legge ineluttabile, inesorabile, dinanzi alla quale puoi fare tutti i salti mortali, esatto, di questa terra. Cioè, se ti condanna il mercato, ti devi rassegnare, cioè, anche a chiudere. Se il sindaco viene messo in consiglio di amministrazione, il concetto è che se noi produciamo, ammesso e non concesso, che si producono 8 milioni di tonnellate all'anno di acciaio e poi rimangono lì sulla banchina perché non ci sono acquirenti, è come dire, io ho un grande panificio, riesco a produrre, ma se non c'è la gente che viene a comprare il pane, sto facendo un buco nell'acqua. Il concetto economico va benissimo, cioè nel momento in cui ci si rendesse conto che in realtà l'azienda non potrebbe più essere competitiva sul mercato mondiale, ancorché ci fossero delle modifiche sostanziali che rendessero compatibile con la vita cittadina lo stabilimento, a quel punto lì io credo che sarebbe sciocco che un governo, per quanto, voglio dire, mantenuto in piedi probabilmente con la bombola d'ossigeno, ecco, possa decidere in un senso o nell'altro. Ma Lescotti, come mai all'improvviso tanti, quasi tutti, si sono svegliati e sono diventati ambientalisti? Fino a 2012, prima del 2012, quindi prima del deflagrare, no? Dell'inchiesta Ambiente Svenduto, e prima di quella data toccare Archinà, toccare l'Ilva era bestemmiare. I nostri politici, soprattutto locali, si sentivano onorati se camminavano a braccetto con Archinà. Vuol dire che erano considerati, vuol dire che contavano, vuol dire che potevano avere degli appoggi, degli utili personali, come poi l'inchiesta purtroppo ha svergognato un'intera classe politica e sindacato. Oggi il Melucci ambientalista la convince, perché Melucci all'inizio non era ambientalista, ora nell'ultimo anno è diventato ambientalista. Lei ci crede? O è una trovata elettorale, è un'immagine per fare il capopopolo e quindi portare con sé la città in vista della prossima scadenza elettorale? Io sospendo il giudizio e posso conoscere quello che abbiamo fatto noi. C'è stata un'evoluzione in positivo, devo dire, perché da un sindaco molto vicino all'Ilva, un sindaco che dice l'Ilva già stancato, va chiusa l'Ilva, la produzione a campo, che poi si gioca sempre con questo giochetto, no? Riconversione, chiusura, riconversione, chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche, chiusura dell'aria a caldo, ma chiusura dell'aria a caldo si intende comunque che l'Ilva continui con la produzione, con la decarbonizzazione, tanti giochetti, però non si dice mai, ma chiuso, senza misericordia, quel discorso che facevamo prima, cioè non entriamo in questi, è questo che io non ammetto, è questo politichese, dire signori, o la teniamo in piedi, cosa volete fare? La volete tenere in piedi o la volete chiudere tu curro? Allora, in questo campo, secondo me, il discorso da fare è rispetto all'obiettivo. Ad esempio, nella nazionale italiana non tutti andavano d'accordo nei mitici anni 70, però se ci si passa la palla e si fa gol, anche
non è che se ne diceva tu mi stai antipatico eccetera, tu mi passi la palla, faccio gol, poi magari il giorno dopo non andiamo d'accordo lo stesso, però, il giorno prima non andavamo d'accordo, però se riusciamo e facciamo una squadra a fare gol, e l'obiettivo è quello di resistere all'attacco di tutta una serie di forze che per ragioni varie a livello di governo continuano a portare avanti questo discorso, dal mio punto di vista, insomma, perdente da ogni angolatura, sia da quella economica, da quella ecologica, da quella sanitaria. Cioè, rispetto a questo, quando si gioca a pallone, si punta a fare gol e chiunque passi la palla all'altro e riesca a raggiungere l'obiettivo è un avvenuto. Ovviamente non ne sto facendo un discorso, diciamo, opportunistico, ne sto facendo un discorso che siamo tutti nella stessa città. E se c'è, io ho sempre remato, no, io alle conversioni improvvise non credo. Io ho remato sempre in quella direzione. Io alle conversioni improvvise non credo, perché io conosco le battaglie di Patuanelli. Ha chiuso l'area a caldo di Trieste. Ora può darsi che Patuanelli l'anno prima è di Trieste. Può darsi che lui abbia cambiato opinione. Per me va bene che abbia cambiato opinione. Il problema, le folgorazioni sulla via di Palazzo di Città ci sono stati ovviamente in tutti questi anni, però incontestabili. Lei, Marescotti, Matacchiera, siete stati gli ambientalisti della prima ora, quelli che venivano considerati dall'altra parte, dalla parte della grande industria inquinante, quelli brutti, sporchi e cattivi, quelli che andavano controcorrente, quelli che erano le mosche bianche, che si inventavano i problemi. Un po' come gli obiettori di una volta, no? Oggi invece tutti sono ambientalisti, tutti si sciacquano la bocca con la chiusura. Però ecco perché io dico, poi dobbiamo vedere sempre la storia di ognuno per vedere la sincerità di quello che dice. A meno che non ci siano le folgorazioni improvvise, allora dice, a questo punto, no, da persecutore dei cristiani Paolo diventato santo. Sì, San Paolo infatti era un perseguitore, ecco, dei cristiani. Poi è diventato santo. Ma voglio dire, anche il governo. Magari noi abbiamo criticato il ministro Speranza, abbiamo criticato il ministro Costa, abbiamo criticato il ministro Patuanelli, abbiamo anche criticato Conte, però se da questa dialettica esce fuori un risultato utile per la città e piano piano ci si rende conto che la scommessa che era stata fatta fino ad ora su un obiettivo che poi è risultato perdente e viene a questo punto abbandonata, per me non c'è più il discorso del passato. Come posso dire, in certi casi le guerre finiscono con una stretta di mano tra persone che non andavano d'accordo. Non c'è stata a Taranto nessuna guerra di questo tipo con il sindaco, diciamo, ognuno ha remato sulla propria imbarcazione. Spero, voglio dire, che ancorché il cambiamento sia stato di un tipo o di un altro, spero che questo comunque porti al risultato utile per la città. Conte, c'è un fatto storico: la classe tarantina conta poco o nulla, nel senso che non viene considerata. Il sindaco ha dovuto alzare la voce, sta alzando la voce, perché dice, noi come comune, ma anche la regione, veniamo completamente scavalcati, bypassati da Roma. Però Taranto ha un soggetto che ricopre una carica che la città di Taranto non ha mai avuto. Mi riferisco al senatore Mario Turco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Una carica che, ripeto, Taranto non ha mai avuto. State sentendo una parola di Mario Turco su questa vicenda? Forse fiata appena appena. E anche questo vuol dire avere una classe politica rappresentativa, perché avere un sottosegretario alla presidenza del Consiglio e vedere che su Taranto e sul destino dei tarantini, sulla sorte dei tarantini cade di tutto di più, la dice lunga sulle persone che ci rappresentano, in questo caso sul Turco. Diciamo che una carica così importante come
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega oltretutto al CIS, evidentemente poteva essere nei confronti dei tarantini spesa meglio della promessa di 250-300 dipendenti di una Ferretti che chissà se e quando potrà venire, tenuto conto che dovrebbe insediarsi su un terreno che deve essere ancora bonificato, oppure pensare ad un parco marino, diciamo che ha un po' le sembianze, come dire, del parco, ma poi effettivamente ancora non sappiamo nemmeno che cosa deve essere, addirittura aperto, chiuso, quello che sia. Cioè non sono queste le soluzioni che possono determinare una nuova occupazione a Taranto, soprattutto nel caso in cui dovesse essere chiusa un'area industriale, perché l'Ilva è un'area industriale con tutto l'indotto che potrebbe girare intorno. Cioè hai perfettamente ragione quando dici che purtroppo questa città manca delle classi politiche, se lo possiamo dire per esempio col sindaco che non ha la possibilità di interloquire con il governo, sicuramente non è la stessa cosa che si può dire con però, per Emiliano. Emiliano ha ben altre possibilità però, ma Emiliano fa il doppio col gioco. Governo. Emiliano è molto camaleontico. Direi che siamo al gioco delle tre carte più che al doppio. Emiliano ormai ha incassato la vittoria, la riconferma alla presidenza della regione. Dopodiché sta a posto per altri 5 anni e ora penso anche che non si ricandiderà più tra 5 anni alla presidenza della regione, è pronto De Caro e Emiliano punta alla scalata nazionale. Emiliano ha degli equilibri con Conte, si sta legando a Conte, chiaramente non può andare contro Conte per la questione IVA. Ed ecco perché io dicevo facciamo dei progetti realistici. Però Turco dovrebbe dare segni di vita per quanto riguarda l'IVA, perché che lui porti tutto questo contorno, per carità accettabile, apprezzabile, del CIS, del discorso, no, del cantiere Taranto, però poi non vai ad aggredire il vero bubone, perché a livello nazionale e internazionale, quando si parla di vertenza Taranto, di problematiche di Taranto, la prima cosa che balza all'attenzione è la questione ex Ilva. Non è che si va a pensare ai palazzi di Taranto Vecchia ristrutturati. Non è un elemento trascurabile né bene o né male. Ma è stato trascurato. Sì, ma questo era quello che ti dicevo prima io. È trascurato nella maniera più assoluta. È stato trascurato nel non vigilare su quello che si stava facendo, su quello che si è fatto, su quello che si propone di fare. Queste sono le carenze. Marescotti, certamente è cresciuta in questi anni la coscienza ambientalista, merito degli ambientalisti della prima ora, di quelli puri, poi ci sono stati tanti altri che si sono così lanciati su questo carro dell'ambientalismo, perché poi è anche un carro che paga. Abbiamo avuto parlamentari che si dichiaravano dei 5 Stelle, che si dichiaravano ambientalisti, so perché magari si facevano la foto col gattino, col cagnolino in mano, poi sono completamente spariti. Non ho tracce, per esempio, tracce rilevanti per la questione Ilva di Rosalba De Giorgi, dell'Ermellino, Vianello fa il doppio gioco, da una parte l'onorevole Vianello si dichiara 5 Stelle, esalta i 5 Stelle e poi attacca il ministro Patuanelli, ma quelle sono lotte interne. È cresciuta la coscienza ambientalista. Però quando ci sono manifestazioni di un certo rilievo, la città non risponde. Nel senso che, pensiamo anche alla manifestazione che si è tenuta mercoledì sotto Palazzo di Città, una 60 di persone che erano in buona sostanza in media con 4-5 rappresentanti delle varie associazioni, cioè al di là dell'impegno delle associazioni la cittadinanza è molle, non risponde. Dico di più, se
il Taranto Calcio subisce un'ingiustizia, un torto, una retrocessione, si occupa il Ponte Girevole. Se Taranto muore di cancro a causa dello stabilimento Ex Ilva, ci si rassegna. Ne dirò di più, e ripeto più volte questa frase con gli ospiti che ho qui in studio. Ero al supermercato, la cosa mi ha creato sgomento. C'era una signora verso le casse e mi fa l'amica: sai, c'ho mio suocero, sai, un tumore, sta male, sarà un brutto Natale. E si gira l'amica, dice: non so, che ci vuoi fare? Dimmi chi a Taranto in una famiglia non c'ha un tumore, così, che vuoi farci? Cioè, la rassegnazione, quando la gente invece dovrebbe scendere in piazza, fare il casino civilmente e democraticamente. Ci siamo rassegnati, la città si è rassegnata a subire, a prendere calci in faccia? Io credo di no. Diciamo che... Allora perché non risponde la gente? Non è che non risponde, c'è un duplice problema. Il primo è che Taranto ha avuto delle mobilitazioni come non sono avvenute in nessun'altra città d'Italia. E dall'altra parte, dalla parte del governo, c'è stata una raffica di decreti che ha annichilito qualunque mobilitazione, convincendo una parte della popolazione che rispetto al governo tu non riesci a fare nulla. È molto difficile tenere una dittatura alta... democratica, dovremmo dire. Cioè una democrazia che è dittatura ammantata sotto il nome democrazia. È un problema serio quello di sentirsi una città che non ha più possibilità di farsi, che viene considerato un problema locale. Io sono triste quando vedo che in altre città dicono: ah sì, voi avete questo, e ti compiangono, però dici, è un problema locale. No, allora, quello di Taranto non è un problema locale, è un problema di razzismo ambientale. Questa terminologia... Però se i politici locali tarantini non si fanno rispettare, cosa pretendiamo? Il rispetto degli altoatesini verso Taranto? Certo, però voglio dire, negli Stati Uniti è stata elaborata questa... tutto un filone di ricerca sulle cosiddette ingiustizie che hanno base razziale. Negli Stati Uniti una serie di impianti inquinanti venivano messi vicino ai ghetti dei neri, e finché Clinton non fece un'apposita direttiva che vietò questo uso discriminatorio dei pesi ambientali. Ed è molto grave che in Italia ci siano state tre vertenze ambientali molto forti, una a Genova, una a Trieste, una a Taranto, due che riconoscono che il problema è un problema relativo alla salute, e Taranto diventa un problema relativo invece all'economia. Cioè, come mai tre problemi che sono del tutto simili in due città del nord trovano una soluzione a favore della salute, e invece in una città del sud questa cosa non riesce a sfondare? Una parte della gente, di fronte alle imponenti manifestazioni, io vorrei ricordare, nel 2008 ci fu una manifestazione di 20.000 persone, nel 2009 io ero lì, c'erano altre 20.000 persone, nel 2010 ci furono 30.000 persone, ma ci sono altre 4-5 manifestazioni. Quell'alta Maria è diventata purtroppo bassa Maria, rassegnazione. Allora, quando tu... Il referendum è stato... completamente. Ma ci andarono 34.000 persone, 32.000 sì, ma persone. Non ha risposto Taranto a quel referendum, cioè è rimasto indifferente. Allora, non colpa ai tarantini. Spezzo una lancia a favore dei tarantini, perché io faccio un po' di storia anche delle mobilitazioni ecologiste in Italia. Credo che Taranto è un unicum dal punto di vista della mobilitazione, perché si è passata giustamente da quell'indifferenza dovuta alla rassegnazione eccetera a una mobilitazione che non ha visto pari, secondo me, in altre città d'Italia.
sia per quantità che per qualità, noi siamo stati in grado di fare quelle analisi che non faceva lo Stato, di portare all'attenzione degli organi inquirenti, dell'attenzione dell'opinione pubblica, questioni che erano state tenute sotto il tappeto. Noi abbiamo fatto in tutti questi anni un lavoro straordinario e ne dobbiamo essere orgogliosi. Io ho visto scendere in piazza bambini, io quando vado, ci sono persone che mi fermano per la strada e gli dicono grazie. Allora, quando ci sono queste cose qui, capisci che hai dedicato molto tempo alla città e che ci sono le persone riconoscenti. Purtroppo una parte di queste si è rassegnata e allora in certi casi le mobilitazioni ci sono. Il Risorgimento Italiano, quanti erano i garibaldini? Erano 1000, non erano 100.000. Io sono convinto che 1000 persone, se fossero compatte, riuscirebbero a rilanciare. Però dobbiamo anche dire che purtroppo, e questo non è solo la piaga delle associazioni ambientaliste, ma di tutte le associazioni tarantine, penso anche alle associazioni che si battono per l'apertura dei voli civili della rotta di Grottaglie, le associazioni tarantine sono divise tra di loro, la maggior parte. C'è gelosia, c'è invidia, c'è rivalità, ognuno si arrocca nella propria e sulla propria associazione, quasi fosse il re, il governatore di San Marino, come tanti, tanti piccoli staterelli, anche magari microscopici, che non hanno la forza di essere coesi, e questa mancanza di coesione purtroppo fa sì che poi quindi il governo arriviamo al ci punto schiacci, che non la è divisione che è un problema, esatto, no? Il problema non è la popolazione, ma è l'inadeguatezza del gruppo dirigente che dovrebbe portare alla mobilitazione. Purtroppo tutti i fenomeni di divisione vanno assolutamente accantonati. Ci avviamo verso la conclusione. Conte, io faccio questo discorso che qualcuno può definire utopistico. Taranto è una città di mare, è una città altamente turistica, Taranto è una città di cultura magno-greca enorme. Non si possono fare lavori che esce la nostra storia, la storia di milioni di anni, e però alla fine la paura, la parola chiudere Ilva, proprio chiuderla tutta, fa paura alla classe politica, e si usa sempre il solito discorso: contemperare lavoro e salute, lavoro e ambiente, lo dicono tutti i partiti. Trovatevi una forza politica a Taranto, nel panorama, diciamo, di grossi soggetti partitici, che parli apertamente di chiusura. Persino i Verdi del signor Bonelli alle ultime politiche erano con il PD, con quel PD autore dei decreti salva Ilva. Gli stessi Verdi erano con Emiliano, con la scusa del male minore. Io nella vita al male minore non ci credo. Per me il male è male, maggiore o minore. Per me o c'è il bene o il male minore non è per me una scelta. Dicevo, questa paura, questo dire chiudiamo Ilva fa paura. È come dire, non lo so, guardati, bombardiamo la cattedrale di San Gennaro, guarda, a Napoli. Ti faccio un esempio. Eppure avremmo di che vivere, programmando e progettando, per carità. Ecco, programmando e progettando, hai detto bene. Se no, non è che si inventa. Allora, la signora che collabora con mia moglie per fare le faccende di casa, ogni volta che sente qualcosa mi dice: scusa, ma io ho due figli che lavorano all'Ilva, tutte e due tengono la famiglia. Dove vanno a mangiare? Tutte e due hanno figli, ci chiudono, come mamma fa? E io dico alla signora, allora, così ci prendiamo un caffè quando i tempi saranno migliori. Signora, e se io mi ammalo di tumore, dove vado a curarmi, a casa tua? Aspetta, no, non ho finito, perché hai perfettamente ragione. E poi che cosa manca? Manca quello che dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, cioè
manca quella progettualità che sia di apertura verso il nuovo mondo, visto che parliamo ormai di rivoluzione mondiale, verso il nuovo mondo per dire se non facciamo quello facciamo questo. Ma non si può dire da domani mattina togliamo... No, da domani mattina, da 5 anni inizia, da ora inizia la chiusura progressiva. E ce n'è uno che l'ha fatto fino ad oggi. Nessuno. Non è, no, esatto. Ma questo, su questo centrodestra e centrosinistra sono uguali, sulla posizione IVA non c'è la minima differenza. Perdonami, lasciamo stare la parte destra o la parte sinistra. Manca proprio una visione diversa di quello che sia il lascia accampare. Questo è il problema. Il rinvio mese dopo mese, anno dopo anno, di soluzioni che siano, come dicevo prima, la radicale da dire, signori, siccome si chiude, vedete quello che dovete fare, chi se ne vuole andare da Taranto? Io sto vivendo la problematica dei 500 che sono rimasti senza lavoro da parte dell'Evergreen, no? Quando si è fatto quello. E non sono certo lavoratori di serie B. Mi toccano tutti, le mattine vado camminando e mi do. Dottor, ma quando è che si risolve il problema? Canu? Oppure c'è chi fa una chiacchierata a Taranto? Sulla nuova governance, Stato, leggi, Invitalia, più ArcelorMittal, come la vede? Niente, è un grosso punto interrogativo per noi. Un altro rinvio, perché si aspetta che nel 2022 vada via, certo, quello, e si prende tempo. Quello per esempio è criticabilissimo, quella situazione. Questo fare un 50-50, vediamo cosa succede nel 2022. Queste sono le cose che purtroppo portano la situazione a deprimere ulteriormente un territorio. Questa è la storia. Chiudiamo Marescotti con dei dati o comunque un discorso sui dati. L'aspetto raccapricciante è che pur essendoci una produzione ridotta quantitativamente, i fenomeni tumorali aumentano. Vuol dire che le patologie cancerogene a Taranto sembrano quasi endemiche. Sì, adesso sgancerei, diciamo, la questione dei tumori che hanno una latenza patologie legate alla grande industria. Limitiamoci ai dati delle centraline ARPA. ARPA ha detto, mi perdoni, volevo chiudere, ma l'argomento stimola l'attenzione. ARPA ha detto: i dati sono sotto controllo, cioè gli sforamenti che noi vediamo sono nostre impressioni. L'ARPA non ipse dixit. L'ARPA dice: è tutto sotto controllo. Anzi, la situazione di questi ultimi anni è migliorata. Questo lo dice ARPA. Allora, l'ARPA non ha detto esattamente questo. L'ARPA ha detto: questi sono i dati, sono sotto i limiti di legge, quindi è sotto controllo. Ma sotto i limiti di legge non significa che non producano effetti sanitari, e delega all'ASL la valutazione degli effetti sanitari. Faccio un esempio molto semplice affinché chi ci sta seguendo comprenda. Esiste un limite per il PM10, che sono le polveri sottili, di 40 microgrammi a metro cubo, che è il limite di legge per aria ambiente. Il fatto che noi stiamo sotto questo limite significa che il PM10, che può avere anche effetti cancerogeni, non impatta perché stiamo sotto i 40 microgrammi a metro cubo? Guardate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato come limite non 40 ma 20 microgrammi a metro cubo, perché non vi siano effetti diciamo rilevanti sulla salute, e comunque c'è sempre una gradualità: più in basso scendiamo con il PM10, meno danni e meno effetti avversi sulla salute abbiamo. Quindi da questo punto di vista l'ARPA ha detto: sì, siamo sotto i limiti di legge, ma deleghiamo all'ASL di valutare se ci sono effetti sanitari. Tant'è vero che nei cosiddetti wind days vengono prese delle precauzioni. E ancora oggi, se andiamo a vedere la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario del 2019, ci dice che con questa situazione,
e con questa produzione noi abbiamo rischi sanitari inaccettabili nel quartiere Tamburi di Taranto, cioè a 4,7 milioni di tonnellate all'anno di acciaio noi abbiamo un rischio sanitario inaccettabile, acclarato da una pubblicazione scientifica su epidemie e prevenzione gestita da una quantità di esperienze, non è lo scienziato pazzo, abbiamo un pool di 10 persone, quindi quando si dice che non c'è la valutazione integrata di impatto ambientale, si dice una cosa non vera, esiste una valutazione a 4,7 che ci dice che il rischio è che il rischio è inaccettabile, e questo significa che il limite che è stato messo alla produzione di 6 milioni era un limite fasullo, cioè dire che si poteva arrivare a 6 milioni si diceva una cosa che assennato che non è sicuramente una persona di parte, valutava nei 6 milioni di tonnellate secondo lui la condizione si è, che rispettava. Si è sbagliato, io ci ho parlato con Assenato, si è sbagliato. Si è sbagliato, no? Siccome a chiare lettere lo ha detto, oggi fa parte della Commissione Ambiente del Ministero. Allora, questa cosa è dei 6 milioni, si è sbagliato, io lo posso dire, ho parlato con lui, gli ho chiesto scusa a che pagina della valutazione danno sanitario c'è, abbiamo convenuto che si era sbagliato. E quindi, noi ci riferiamo a quello, avendo sempre rispettato Assenato. Tutti possiamo sbagliare, allora, questo errore ha contagiato. 4,7, non stiamo parlando 6, 4,7 indica un rischio sanitario inaccettabile, e la cosa grave è che quest'anno che siamo scesi a 3,2, io pensavo che a 3,2, essendo meno di 4,7, a questo punto si potesse arrivare a una valutazione di accettabile. Bene, i dati ci dicono che l'inquinamento a produzione inferiore è aumentato. E qui sarebbe interessante fare un discorso con Federmanager per riuscire a capire come mai, passando da 4,7 a 3,2, cioè dal 2019 a 2020, come mai riducendo la produzione è lievemente aumentato il PM2, il PM2,5 e il PM10 ed è aumentato considerevolmente. Comunque il PM10 sappiamo che è frutto anche di altro. No, stiamo parlando anche dentro il recinto. Okay. Allora, questo significa che probabilmente producendo con due altoforni insieme si riusciva a ottenere un certo livello di inquinamento, poi quando la domanda è scesa e dovevano produrre a certe volte con i due altoforni insieme, poi ne staccavano uno, staccavano l'altro, per riuscire ad arrivare a 3,2 probabilmente producendo di meno si è inquinato di più, come quando vai in quarta, metti la terza, poi ritorni alla quarta, inquini di più. Siamo in conclusione, un bel dibattito, posizioni diverse ma come dire affrontate in maniera molto civile, democratica. Tanto io ho premesso, io sono per la chiusura di tutto lo stabilimento, però è giusto sentire anche la posizione di Conte. Mi ha fatto piacere il discorso di Conte che dice è inutile a questo punto parlare di chiudere solo aria a caldo, perché a questo punto è meglio essere più chiari e dire o chiudiamo tutto e quindi viviamo in maniera diciamo con una progettazione diversa, oppure ristrutturiamo, riqualifichiamo lo stabilimento. Quindi ringraziamo il dottor Michele Conte, presidente provinciale di Taranto di Federmanager, ringraziamo il professor Alessandro Marescotti, presidente di PISLINK. È tutto, se Dio lo vorrà, ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, stessa rete, stessi canali social. Che dire, Tony Femo, l'informazione libera della città. Buonasera.